Perfetto, buonasera a tutti. Io sono Roberto Buonasera. Reale di Eutopian. Poi abbiamo con noi Flavia Marzano, vicepresidente di Eutopian, e Andrea Trentini e Andrea Rossi, autori di un libro di cui parleremo stasera, che ha lo stesso titolo del nostro evento, quindi Cittadinanza Digitale e Tecnocivismo, e ha come sottotitolo In un mondo digitale la cittadinanza inizia dai bit. Tra l'altro questo è soltanto il primo volume di un progetto più ampio, ne parleremo dopo. Bene, io anzitutto vi ringrazio di essere qui. Siamo quattro, per noi è un po' inusuale perché ultimamente insomma, ci eravamo un po' abituati ad avere un unico ospite, ma questa è una sfida che cogliamo ben volentieri perché secondo me avere un discorso a più voci è una ricchezza. E anzitutto vi chiederei ad Andrea Trentini e Andrea Rossi come mai questo libro, da cosa è nata l'idea. Insomma, come mi è venuta l'idea, da cosa è nata questa iniziativa. E peraltro aggiungo su una piccola cosa, il libro è disponibile, questo naturalmente è anche lo diremo, ma è qualcosa insomma, che va a vostro merito, il libro è disponibile anche con una licenza aperta, quindi può essere fruito in modo appunto aperto, Gratuitamente. andremo poi a definire gratuito, ma soprattutto aperto, definiremo poi nel corso della serata che cosa intendiamo con aperto. Sì, parto io e parto a questo punto visto che l'hai citato, con l'elogio dell'editore, perché è credo l'unico editore italiano sensibile a questo tipo di licenze. Cioè, noi abbiamo licenziato questo libro CC BY SA, cioè Creative Commons, eccetera, eccetera, per cui è non solo gratuito, ma è libero veramente, nel senso che uno può rielaborarlo, può ridistribuirlo, eccetera. E è davvero l'unico editore sensibile a questo tipo di argomento ed è volenteroso nell'accettare pubblicazioni con queste licenze. In realtà siamo dentro una collana, che è quella di Simone Aliprandi, che è tutta licenziata così, quindi è anche interessante guardare l'intera produzione. Chiuso questo, cioè, scusate, e siccome noi tre, gli autori, siamo fautori del software libero, siamo advocate del software libero, era di fatto la condizione zero per poterlo pubblicare. Cioè, non l'avremmo pubblicato se non avessimo potuto farlo con questo tipo di licenza. Chiuso questo, veniamo al topic. Il Cittadinanza Digitale del Tecnocivismo è un titolo che noi in realtà abbiamo dato, no, io e la mia collega Fiorella De Cindio, che non è presente qui e che non rientra negli autori di questo primo volume, ma lo è comunque, nel senso che fa parte del team, tra virgolette, e sarà ovviamente l'autrice principale del secondo volume. È il titolo, dicevo, che abbiamo dato a un corso universitario, a un esame, un insegnamento, pardon, che facciamo da un bel 7, 8, 9 anni circa al Dipartimento di Informatica dell'Università di Milano, che si chiama Cittadinanza Digitale e Tecnocivismo, che nasce con lo scopo di dare ai nostri studenti, che sono prettamente informatici, tecnologi, tecnocrati, tecnofili, quanto volete, dargli anche una visione più sociale, politica, diciamo così, dargli una visione delle conseguenze della tecnologia sull'essere cittadini e viceversa, quindi anche noi la chiamiamo la reciproca influenza che c'è fra la cittadinanza e la tecnologia, e da qui il termine cittadinanza digitale. Tecnocivismo ci arriviamo fra un secondo. Che cos'è la cittadinanza digitale? Faccio subito un esempio così si capisce istantaneamente. È un argomento di questo periodo. È successo un paio di settimane fa che c'è stata la querelle sulla zona rossa per la Lombardia. La Lombardia è andata in zona rossa per un difetto, non do colpe a nessuno, non mi interessa affibbiare colpe a enti, per un difetto di flusso informatico, informativo di dati fra un ente regionale e un ente statale. È stata sbagliata la trasmissione dei dati. Per cui i vari rapporti che sono stati calcolati di letalità, contagiosità, eccetera, eccetera, sono stati calcolati male e per cui la Lombardia è stata in zona rossa per un bel periodo. A torto. Se questa non è una conseguenza sull'essere cittadini che quindi non hanno potuto girare, non hanno, i bar e i ristoranti non hanno potuto aprire, eccetera, se
per colpa di una tecnologia gestita male, se questo non è un esempio di cittadinanza digitale, io chiudo qui, vado via e sono tranquillo, cambio mestiere senza nessun problema. Noi abbiamo fatto che cosa? Nel corso degli anni in cui abbiamo tenuto il corso, abbiamo cercato di definire bene che cos'è la cittadinanza digitale e il tecnocivismo e l'abbiamo incastonato dentro una struttura, una sorta di modello, tra virgolette, formale, ma non è molto formale, cioè è più qualitativo che quantitativo, che abbiamo chiamato arcobaleno della cittadinanza digitale, che ovviamente descriviamo nel libro e che ci serve per raccontare i vari aspetti della cittadinanza digitale. Questo arcobaleno è suddiviso, la faccio brevissima, in strati, ogni strato. Partendo dal basso, sì, esatto, la figura che sta facendo vedere Flavia, in realtà c'è una figura anche più, quello lì è fatto a cerchi, ma in realtà c'è una figura più interessante che è quella fatta così, che è l'arcobaleno fatto così, ok? Che è ispirato al modello ISOSI per le reti, però chi se ne frega, se uno non è tecnologo, questa cosa gli entra da un orecchio e gli deve uscire dall'altro, non gli deve rimanere, non importa. Sono semplicemente una serie di aspetti che modellano la cittadinanza digitale partendo dagli strati bassi, che sono quelli infrastrutturali tecnologici, quindi le reti, i servizi digitali, eccetera, eccetera, fino a salire verso gli aspetti più partecipativi, quindi il voto elettronico, i sistemi di partecipazione, il crowdsourcing, eccetera, eccetera, che invece riguardano più l'interazione vera fra il cittadino digitale e la pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Questo Andrea, è io il quadro. in questa impostazione, peraltro, ci leggo anche, correggimi se sbaglio, ma una consonanza con il libro di Benjamin Bratton, The Stack, on Software and Sovereignty, che è uscito qualche anno fa per l'MIT University Press, se non Che non sbaglio, conosco. che però probabilmente, come dire, è giunto alle stesse conclusioni vostre, perché lui organizza un po' a livello concettuale tutta la computazione globale, appunto, su questo modello a pila, partendo dagli elementi più vicini, diciamo così, all'hardware, ma hardware inteso in senso molto lato, quindi anche la materia in sé, fino ad arrivare appunto alle reti sociali. Ma se vogliamo, è un'idea che risale, possiamo farla risalire anche a Platone, no? In qualche modo, quindi Sì, non abbiamo inventato la... niente di strano, No, abbiamo però solo è molto... No? raffinato una serie di concetti esistenti. Ma ci Però devo mancherebbe. dire che anche insomma, su chi ha un background tecnico, fa molto presa l'idea appunto che si possa organizzare la realtà appunto come una serie di layer a livello di astrazione crescente. E immagino anche a livello di complessità crescente. Se posso Ma fare non è detto. un Vai, vai, Andrea. esempio, direi che la cittadinanza digitale è un tema abbastanza di moda in alcuni ambienti in questo periodo storico. Il fatto che sia di moda non significa che sia compreso, interpretato in modo omogeneo e comunque nel modo come lo intendiamo noi. Molto spesso in realtà viene interpretato da un punto di vista molto di nicchia, per cui l'assessore di un comune che lancia un bilancio partecipativo, magari è consapevole della cittadinanza digitale e che la sua azione si innesta in questo ambito, però vede soprattutto quel livello, quello che noi chiamiamo livello, tra i livelli alti della partecipazione. L'arcobaleno come modello, ma il framework in generale, aiuta anche a far capire che non c'è solamente quel punto di vista dell'assessore o dell'implementatore di reti quando si vuol parlare di accesso o di net neutrality. Ci sono tanti altri, ci sono tutti quelli che abbiamo messo lì. Quindi avere un framework è molto utile per scavalcare il perimetro in cui spesso gli specialisti sono rinchiusi. Bene,
Peraltro io su questo, se vogliamo un attimo soffermarci sul tema del bilancio partecipativo, che mi rendo conto è soltanto una delle manifestazioni poi, diciamo, della cittadinanza attiva, anche se una manifestazione chiaramente abilitata potentemente dalla tecnologia, io mi ci soffermerei un secondo anche perché abbiamo comunque la fortuna di avere Flavia Marzano che durante il suo mandato da assessora a Roma Capitale è stata la promotrice, dico bene Flavia, Sì, era una delle di deleghe questa la iniziativa. partecipazione, sì. Tra l'altro mi avete fatto riaccendere una cosa che avevo in qualche modo in qualche cassetto della mia mente, credo sia una decina di anni fa, partecipami.it, un evento cui ho partecipato quando prima, molto prima di fare È sempre l'assessora, Fiorella, eh? è sempre Fiorella, esattamente. E c'era una bellissima maglietta che ho tuttora di quell'evento. Sì, il bilancio partecipativo è un'occasione perché veramente tante volte succede che ci sono non miliardi, ma una delle ultime esperienze che ho fatto a Roma erano 20 milioni da far scegliere ai cittadini. Abbiamo noi come giunta scelto il tema che era il decoro urbano e i cittadini hanno fatto proposte di progetti sul decoro urbano che poi dopo c'è stata una graduatoria che ovviamente era stata definita, con quali criteri sarebbero stati valutati, eccetera. C'è una sezione del portale ad hoc sulla partecipazione che prima non c'era, dove uno può fare anche proposte, no? Non soltanto segnalazioni, che quello mi sembra doveroso ed è poco partecipativo, seppur tanto partecipativo, perché se io sono disposta a perdere un po' del mio tempo per segnalare che c'è un qualche problema da qualche parte, è vero che nel frattempo io poi cittadino lo risolvo perché lo segnalo e la giunta, l'amministrazione me lo risolve, ma anche è civismo, è senso civico che appunto ed è veramente cresce secondo me. Una delle parole che ho usato tanto, che secondo me era preziosa, non so se concordate, è la parola ascolto. Perché raramente ci si fida reciprocamente, no? Cioè il politico dice tanto il cittadino non capisce niente, faccio come mi pare. E il cittadino dice tanto il politico fa quel che gli pare, non gli dico niente. Ed è drammatico questo, nel momento in cui ascolti, è costoso l'ascolto, innegabilmente, costoso in termini di tempo e non di denaro, di tempo, perché gli strumenti, lo sapete meglio di me, forse ne parleremo, ma sono un'infinità, no? Anche soltanto la mail personale, la mail privata, tutti i social network possibili e immaginabili, tutte le chat, l'instant messaging possibili. Io dormivo 3 ore a notte quando ero fortunata, però rispondevo a tutti. Questo ha fatto sì che dopo un po', anziché arrivarti l'attacco secco di brutta scema, stai sbagliando tutto, mi arrivavano suggerimenti, magari in privato anziché in pubblico, cioè anziché pubblicato in un post un messaggio di mail, guardi assessore, che io ho scoperto che forse si potrebbe fare meglio così, che cosa? Quindi l'aggancio su partecipazione, ascolto e fiducia reciproca è la base, secondo me. E in questo chiedo, prego Andrea. No, volevo solo aggiungere il messaggio riassumerei di Flavia è si potrebbe cercare di tentare divertente di passare dal circolo vizioso che ha descritto lei, non gli dico niente perché tanto non mi ascolta e quell'altro non li ascolto perché tanto decido io, al circolo virtuoso in cui si comincia ad ascoltare veramente il cittadino e allora il cittadino Esatto. gli scatta la fiducia e Certo. vede, e entrambi si vedono come collaboratori invece che come nemici. Tutto Esattamente. lì. Anche perché dovrebbe essere gli Non sarà stakeholder, come facile, gli non sarà stakeholder facile. sono tanti, se li metti tutti insieme, ognuno ti fa vedere una faccia della complessità del prisma che è la gestione di una città, anche piccola, non soltanto mostruosamente grande come Roma. Una città ha tantissime facce, tutti gli stakeholder hanno il dovere diritto di partecipare alle scelte. Io peraltro di questo ho anche un'esperienza diretta in ambienti esterni, diciamo, alla Roma e anche esterni all'Italia, perché ad esempio sia in Francia sia in Belgio, dove sono adesso, sono molto usate dagli enti locali delle app, in generale comunque degli strumenti digitali,
per coinvolgere i cittadini su scelte che riguardano determinate aree di competenza, ad esempio sulla destinazione d'uso di spazi pubblici, alcune voci anche di bilancio, alcuni temi sul trasporto pubblico locale e così via. Ad esempio qui a Bruxelles è molto usata un'app che si chiama Fluicity, ma chiaramente l'app in sé è poco rilevante. Quello che conta è che è davvero appunto un modus operandi generalizzato da parte degli enti locali di ricorrere a strumenti di questo tipo. È chiaro che poi accanto al coinvolgimento dei cittadini c'è invece una pianificazione che discende da una visione strategica sulla quale i cittadini non sono coinvolti direttamente se non nel momento in cui votando, dando la delega chiaramente agli amministratori. Io personalmente non so fino a che punto sia possibile applicare meccanismi di democrazia diretta, generalizzati e anche sulla totalità dei temi, dei dossier che sono sul tavolo di un amministratore locale. Se ne parlava in un precedente incontro con Luca Bergamo, e si diceva che forse il rischio è di una frammentazione poi delle tematiche, quindi se non ben incanalati, probabilmente gli stakeholder, diciamo, della cittadinanza non è detto siano sempre in grado di portare, come dire, valore sui temi generali, no? Sui Però temi sai, strategici. per dire, a Roma avevamo fatto un forum che si chiamava Forum dell'Innovazione Sì. e c'erano lì sì, davvero tutti gli stakeholder. Ci si incontrava fisicamente, per fortuna allora si poteva, periodicamente. È chiaro che si veniva anche a confrontare visioni diverse dello stesso problema. E poi magari chi guardava il singolo dettaglio, chi aveva la capacità di vederlo nel suo insieme, ma erano preziosi questi incontri, proprio perché venivano sul piatto. Il concetto del brainstorming non l'abbiamo inventato noi, funziona perché sono tanti cervelli con tante idee diverse che questa tempesta di cervelli tira fuori buone idee poi alla fine. Quello però, Flavio, è più un modello, te lo chiedo così, senza alcuna polemica, più un modello, come dire, quasi da corpo intermedio, tavolo multi-stakeholder, che non un modello di democrazia diretta, perché non c'è un coinvolgimento generale della cittadinanza, no? Sicuramente, sicuramente, Se sicuramente. posso, sui tentativi di coinvolgimento diretto, non di un pubblico selezionato, ma ad ampio spettro, ci vedo due rischi un po' simmetrici, uno dal basso e uno dall'alto. Il rischio dal basso è che ci sia, che si sconti uno schieramento. Lo schierarsi da una parte o dall'altra dei cittadini che dovrebbero partecipare e che quindi alcuni ambiti di partecipazione su alcuni temi possono non essere per scelta frequentati in modo da delegittimare un orientamento che altrimenti si formerebbe in quell'ambito. E l'altro rischio opposto dall'alto è che anziché avviare consultazioni veramente aperte, che è molto complesso fare, vengono avviate iniziative più per la ricerca della legittimazione su un progetto già precostituito. E questo può anche essere il motivo per cui dal basso c'è uno scetticismo, a volte anche motivato, se non un'ostilità precostituita. Però magari qua Andrea Trentini può essere più Sul sull'ambito precostituito, sul precostituito sono d'accordo con te. E in realtà una battaglia che ho fatto e che credo di non avere vinto, però, cioè, perché c'è ancora, lo vedo, ma c'è da prima che io facessi quel mestiere e credo che temo che durerà ancora, che è il concetto di laicità come la racconto io. 2 più 2 fa 4. Punto. Che lo dica Roberto, che lo dica Andrea 1, che lo dica Andrea 2, che lo dica il mio più acerrimo nemico, ammesso ce n'abbia uno. E non fa 5, mai, neppure se lo dicesse mia sorella, cui io voglio tanto bene. Punto. In politica non funziona così, nel giornalismo non funziona così. L'ha detto lui, quindi è sbagliato, perché c'ha in testa il cappello del colore opposto al mio. Spaventoso. E lì la cittadinanza attiva avrebbe senso, vuol dire, bimbi, non è vero, non fa 5. L'ha detto tuo fratello, non è vero, non faccio. Oppure, bimbo, guarda, l'ha detto Mengele, che è una pessima persona, ma fa quattro, ha ragione Mengele, mi dispiace dargli ragione, ma ce l'ha. Questo è.
Orwell avrebbe da ridire, ma, ma sto scherzando per fortuna, per nostra fortuna. E per fare un piccolo rientro verso la cittadinanza digitale, tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso è nel secondo volume, sarà nel secondo volume, nel senso che stiamo parlando di livelli alti, quindi livelli partecipativi, quindi come il cittadino può parlare con relazionarsi sempre digitalmente, tecnologicamente, intendiamoci, quindi no, noi non entreremo mai nel merito della Costituzione italiana, delle leggi italiane, racconteremo come la tecnologia può inserirsi e implementare eventualmente un dialogo che a questo punto non è più istituzionale cartaceo, ma è istituzionale digitale. Io peraltro ho due piccoli spunti a questo proposito. Di sistema operativo per la città o per la governance di una comunità si parla diciamo Andiamo. da qualche anno, c'è il libro di Goldsmith, che per chi non lo conoscesse, i nostri ascoltatori, è stato sindaco di Indianapolis ed è, credo, attualmente docente di legge. Negli Stati Uniti, e lui intitola significativamente questo libro del 2017, se non sbaglio, A New City Operating System. E quindi usa la metafora del sistema operativo, ovviamente il sistema operativo libero, come metafora della governance della città. E peraltro, negli ultimi mesi, anche in Italia abbiamo iniziato a parlare di sistema operativo del soggetto pubblico, intendendo l'insieme di tutte le piattaforme militanti e degli hub, come ad esempio PagoPA, IO, Speed e così via, che nell'insieme comporrebbero, diciamo, appunto una sorta di sistema operativo. Però credo sia importante in quest'ultimo caso, non dimenticare il tema dell'interoperabilità, perché anche l'Italia nel suo insieme non è certo una monade, naturalmente deve parlare con l'esterno, in particolare con l'Europa. Credo, se siete d'accordo, tornerei un po' più sul tema del libro, perché il libro parla in modo magnifico anche anzi, soprattutto di informatica, e vorrei parlarne un po', perché peraltro ci sono dei temi che ho trovato estremamente godibili, come il tema della vita dell'informazione, la vita di un bit, Sì, come mettere appunto al centro, anche simpaticamente, ed è un tema che. a me piace infilare qualche aneddoto anche un po' storico, ma perché così è un mio gusto personale e per cui è carino raccontare delle cose di oggi attraverso tecnologie antidiluviane, perché per l'informatica sono antidiluviane, però le metafore a volte funzionano, in quel caso secondo me funziona bene, cioè raccontare il fatto che nel mondo digitale l'informazione non muore mai, mentre nel mondo fisico sì, nel mondo fisico l'informazione decade, perché la pietra si consuma, perché la cera si scioglie, no? Perché ci sono tanti supporti che decadono proprio fisicamente, chimicamente, eccetera. Nel mondo digitale, purtroppo o per fortuna, a seconda di quali sono gli usi che si fanno di questa informazione, l'informazione è virtualmente immarcescibile. Perché? Perché ci sono le tecnologie per renderla immarcescibile. Per cui tutta l'informazione che viene raccolta, volenti o nolenti noi, tipicamente nolenti, in realtà rimane vita natural durante, ma non la vita, na vita nostra, vita natural durante dei bit, che quindi è infinita, immagazzinata da qualche parte e quindi di libero uso da parte di soggetti che Vero. non sono i soggetti che hanno generato quell'informazione, che è Che una cosa folle. è quello che io provo a dire, ho sempre Nel tuo provato libro, per Flavia, anni. No, possiamo ma a dire parte uno il piccolo libro, scoop? anche, ma dire ai miei studenti, sì, mi hanno chiesto, una casa editrice mi ha chiesto di scrivere un libro sulla mia esperienza romana, lo faccio volentieri, ma quello che dico agli studenti sempre è una banalità: non pubblicare mai su Facebook quello che non vorresti che vedesse la tua mamma, e lui o lei, ma tanto la mia mamma su Facebook non c'è, e la sua amica sì. Uno. Due, l'altra cosa che dico è che la rete è una piazza mondiale eterna, perché se siamo tra amici, io dico una stupidaggine, la sanno quelli che sono lì, poi altre 100, 100, 1000 persone, 100.000 persone, cui loro lo diranno, ma qui potenzialmente è il mondo. I miliardi di esseri umani collegati in rete è lì. Non solo, ma io adesso
chiedo a Roberto di cancellare la foto che avevo pubblicato perché era, chiedo ad Andrea, e lui non si ricorda più a quanti ne hanno mandati, quindi alla fine è lì per sempre. E se lo imparassero i politici, così dicono io non farò mai, e poi dopo 3, 2, 4, 7 anni dicono che lo fanno, ecco, forse dovrebbero imparare a non dire io mai o io sempre, perché a volte succede che non è vero. Su questo ci sono anche risvolti tragici, no? Come sì, dopo tutto il revenge porn e conseguenza di questo fatto, comunque anche se vogliamo, anche la disparità di trattamento per quel che riguarda il diritto all'oblio, che disparità che tuttora sussiste, perché la Corte europea, se ricordate la sentenza, insomma, ha deciso che il diritto all'oblio tu lo puoi esercitare ovviamente nei limiti di una ragionevole fattibilità tecnica da parte della piattaforma. Quindi se io chiedo a Google di cancellare qualsiasi riferimento alla mia persona, probabilmente io questo diritto nella sua integralità non riesco ad esercitarlo. Quindi anche c'è anche questo tema, no, della vita dell'informazione digitale. E peraltro, secondo me, questo si un po' si riaggancia anche al tema della sorveglianza. Per esempio, voi nel libro citate Bentham, il panottico, e peraltro di sorveglianza si è parlato tantissimo la scorsa primavera in Italia, no, in occasione del dibattito su Immuni, ma si tornerà sicuramente a parlare per quel che riguarda invece il famoso passaporto vaccinale, fede di sanità, eccetera, sul quale peraltro la Commissione europea si è espressa molto molto di recente in tema di e-health, dicendo che è essenziale non associare al passaporto vaccinale dati permanenti, dati che consentono di risalire in modo permanente all'identità, quali ad esempio in Italia il codice fiscale, laddove per quel che mi risulta, a proposito dei progetti di passaporto digitale che sono in cantiere in Italia, l'idea invece è di associarlo a un'identità. A speed, un'identità digitale forte. Quindi faccio una piccola parentesi per dire una cosa meno terroristica, ma forse anche di più, a proposito dell'uso dei dati e del diritto all'oblio, non legato alla sorveglianza globale, ma legato semplicemente al diritto, e io l'ho sentito dire l'altro giorno, il diritto di rifarsi una vita. C'è un libro molto bello della O'Neill che è Weapons of Mass Destruction, non so se l'avete mai sentito nominare, armi di sarebbe invece che armi di distruzione di massa, armi di distruzione matematica, viene tradotto in italiano. Ed è un libro molto bello che racconta di come vengono usati i dati per trattare in maniera non uguale le persone. Quindi tutti i dati che vengono raccolti, volenti o nolenti, sempre più nolenti di solito, vengono utilizzati per profilare le persone, ma anche roba dagli anni 80, cioè anche negli anni 80 facevano queste cose, era più un processo, se vogliamo, meno automatico e meno efficace probabilmente, ma riuscivano a profilare le persone in modo da decidere, per esempio, che una certa persona aveva più o meno diritto a un mutuo o a un posto di lavoro in funzione della sua storia passata. No? Anche aggiungere anche del problematiche di genere, che sono mostruose. Assolutamente, assolutamente. I bias che sono dietro, non soltanto software o futuro applicazioni di AI, ma hanno fatto uno studio spaventoso dal mio punto di vista, che quando assumono orchestrali, cioè persone che suonano nelle orchestre, se li assumono guardandoli mentre fanno la prova, assumono più uomini che donne. Se li assumono con la persona nascosta dietro una tenda, quindi sentono ma non vedono, assumono più donne che uomini. Fantastico. E questi sono i dati, però. Ma questo niente, vedere o non vedere. Questo è nulla. Guarda, c'è un pezzo su Technology Review del Meet di ieri. E si parla di un AI, di un algoritmo che è in grado, dato il volto, di ricostruire il resto del corpo, e udite, nel caso di un uomo il resto del corpo viene ricostruito ovviamente a partire dalle immagini disponibili su Google, sui social, eccetera, vestito di tutto punto. Nel caso di una donna, in bikini,
Vi linko anche se volete appunto l'MIT Technology Review, non è la gazzetta di... Ma perché è un problema del teaching base, cioè... Sì, esatto, e c'è stata anche una polemica perché anche appunto la caso Cortez era stata oggetto, ma in queste ultime ore, insomma, di un'esecuzione algoritmo, diciamo così. E quindi il bias assolutamente è ovvio, insomma, è contenuto nei dati, quindi l'algoritmo usa i dati, è quasi inevitabile. E adesso mi verrebbe da fare battutacce, ma me le risparmio, ma dico, guardando solo i dati, il prossimo presidente del Consiglio sarà italiano, di origine italiana, bianco, innegabilmente bianco, maschio, altra cosa, probabilmente cattolico, perché tutti i precedenti lo sono stati, quindi né ateo, né musulmano, né ditemi voi, e sicuramente non donna, e magari dai 50 in su. Non un quarantenne, non una donna, non una musulmana o musulmano, bianco. Così è. Sì, però su questo Flavia, io sono d'accordissimo con te, però penso che se uno usa i dati per fare delle estrapolazioni è ovvio che il bias stai usando sostanzialmente il bias del contenuto dei dati, altrimenti... Una cosa che stiamo chiedendo al G20, c'è una commissione di donne che si chiama W20, Women 20 ovviamente, e dove ho la fortuna di partecipare, stiamo chiedendo che nelle commissioni dove si sviluppa software di un certo rilievo ci sia almeno una donna, forse meglio un paio, per evitare troppi bias, perché ognuno legge il prisma di qui sopra dalla propria faccia, quella che legge. Ci possiamo provare con calma. Scusate se apro un'altra parentesi a questo proposito, perché si diceva della profilazione, e qualche giorno fa in un precedente incontro Restart in Utopia abbiamo parlato di Cina, e in particolare di uno strumento di profilazione diffusissimo, il Sesame Score, che sostanzialmente grazie a un algoritmo che considera probabilmente decine di migliaia di variabili diverse, consente di attribuire un punteggio a social tutti. Credit. Questo è un po' diverso da social credit, perché social credit è un'iniziativa, diciamo, di Stato, se vogliamo. Invece questo è un'iniziativa volontaria, nel senso che i cittadini, se vogliono, aderiscono a questa iniziativa e si fanno profilare, si fanno assegnare dei punteggi. Ma perché lo fanno? Perché punteggi positivi danno accesso a tutta una serie di benefici, che so, della facilità di accesso al credito, livelli di servizio più elevati, che so, in aeroporto, in treno, in teatro, particolari sconti, negozi, supermercati e così via. E qual è il modello di business da parte di chi gestisce questo strumento? È semplicemente, appunto, incamerare dati in cambio della piattaforma stessa. Però la cosa paradossale per noi, per la mentalità occidentale, è che non è un obbligo imposto, ma sono i cittadini che si auto, vanno ad infilarsi in questo immenso panottico allo scopo di averne benefici. Ma abbiamo fatto anche noi qualcosa del genere, in modo ovviamente molto più contenuto, però se pensiamo al cashback. Eh sì, il cashback, tutte le carte di Fidelity, cioè qualunque tipo di sistema, di meccanismo di fidelizzazione è un do-out-des probabilmente sbilanciato. Sbilanciato perché in realtà noi non sappiamo, abbiamo la simmetria informativa, cioè noi sappiamo circa quali dati diamo, ma ma non è che abbiamo chissà quale ritorno informativo da parte dell'ente che sta raccogliendo questi dati. Il massimo che abbiamo sono un po' di sconti, punti fragola, piuttosto che, non so, roba del genere. Purtroppo, finché è una scelta volontaria, mi sento di dire che caveat emptor, e il cittadino può decidere di parteciparvi o no. Mi preoccupa di più quando diventa un obbligo. Cioè io mi sono preoccupato moltissimo quando si discuteva di Immuni, che c'era l'ipotesi che diventasse obbligatoria, no? Poi è stata per fortuna subito derubricata, no? Questo tipo di opzione.
nel momento in cui una raccolta dati diventa ineludibile, legalmente intendo, più che tecnicamente, perché poi tecnicamente si può fare di tutto e di più anche con Immuni, intendiamoci, basta mettere il cellulare dentro una scatola di metallo e Immuni l'avete fregata in un attimo. Però legalmente sei entrato in un sistema che ti sta profilando e questa profilazione probabilmente non è nemmeno trasparente. Nel caso di Immuni è vagamente trasparente perché l'applicazione è open source, anche se non te la puoi ricompilare, insomma ci sono una serie di considerazioni su questo aspetto, diciamo dei chiaroscuri sicuramente. Però mi preoccupa perché stiamo andando sempre di più verso dei meccanismi facili per raccogliere dati e poco parlanti e poco trasparenti e soprattutto poco diciamo che trasmettono poca consapevolezza nel cittadino. Cioè, mediamente il cittadino non è molto consapevole e sinceramente dalla mia esperienza con gli studenti eccetera, quindi non è chissà quale studio di campione enorme, la voglia di consapevolezza è molto bassa e quindi questo mi preoccupa ancora di più. Prego Andrea. Volevo aggiungere una considerazione sul caveat emptor, cioè l'invito al consumatore a essere accorto. Purtroppo bisogna anche additare la colpa dei grossi player che truccano la partita, esercitando meccanismi come la paura di rimanere fuori, il FOMO, Fear of Missing Out, che generano un costo emotivo per un cittadino altissimo rispetto alla scelta, per esempio, di non partecipare a un social network importante nel suo contesto. Voglio riferire la mia esperienza. Io non sono, nonostante faccia attività economica, un'attività, un'impresa, mi sono uscito da LinkedIn, non sono su Facebook, quindi ho rinunciato alla partecipazione a social network. Non è stata una scelta ideologica che avrei potuto fare, è stata anzitutto una valutazione che mi assorbiva più energie, più emotività, più tempo dei benefici che ne ricavavo. Ma è stata una valutazione difficile, controintuitiva. L'ho fatta io perché sono un po' nel settore e ho gli strumenti più analitici. Probabilmente anche caratterialmente mi costava meno uscirmene e riappropriarmi del mio tempo, riappropriarmi delle valutazioni fuori dalla bolla della camera dell'eco. Però la generalità delle persone fa fatica a fare una scelta, non è che faccio propaganda per uscire da LinkedIn o da Facebook, ma in generale, qualunque sia il suo contesto. E quindi penso che sia un problema sociale e politico, perché il cittadino non è libero in realtà, subisce delle pressioni enormi, commerciali, a partire dalla passeggiata che fa liberamente e si vede delle pubblicità targetizzate, perché ci sono le telecamere che riconoscono i passanti e dicono al giovane facciamogli vedere questo, alla donna quest'altro e così via. Cioè viviamo veramente in una società che per alcuni aspetti è distopica. Passo. Sì, a Flavia togliete le Twitter, però poi lei io non scrivo nulla, quindi sono andato. Flavio, tu cosa pensi? È un modo veloce e facile, no? È un modo veloce e facile di comunicare, filtrando. Io stessa, era forse un anno, forse due massimo, che ero assessora. Leggo su Repubblica un titolone grosso così: 9 milioni di danno erariale al comune di Roma, non mi ricordo su quale tema. Ho detto, oddio, e che ha combinato la mia sindaca? No, perché questo è stato il primo pensiero, 9 milioni di danni all'erariale, grosso così, su Repubblica, carate di cubitali. C'erano, ma si parlava degli anni 2011-2014, cioè la consigliatura Alemanno e Marino. Ma se non fossi stata io, ma anche solo mia sorella, che mi vuole tanto bene, ma non aveva tempo e voglia di andare a studiarsi per articolo, avrebbe detto, ma guarda quegli scemi cosa fanno, 9 milioni di danni. Cioè, lì fermarsi al titolo, fermarsi alla frasetta, e questo l'abbiamo visto centinaia di volte sui social,
Però se posso aggiungo una cosa che è preziosa e su di me ha funzionato e spero che lo leggano in tanti, che è il manifesto delle parole ostili. È un manifesto di parole che non vanno utilizzate online, che non va fatto. Il mio punto chiave che ho usato in quei 38 mesi d'assessorato era il nono punto, che non ve lo recito a memoria, ma il concetto era questo. Non mi piace, non condivido le parole ostili neppure se le usi per difendere la mia causa. Se tutti adottassero questo, secondo me taglieremo almeno del 50% i problemi di cui stavate parlando, non credete? Noi peraltro come Utopian, come sai Flavia, abbiamo aderito al manifesto già da un anno. Certo, ovviamente certo. Lo condividiamo interamente. Tutti i politici lo dovrebbero leggerselo tutti i santi giorni, ma anche i giornalisti. Anche il cittadino un po', diciamo, aggressivo sui social, perché attaccare capisco che sia divertente, il clickbaiting, pazienza, oppure il mio titolo viene letto di più del tuo e quindi il giornalista deve fare anche il suo mestiere, quindi mettono titoloni che attirano e poi dopo il contenuto è diverso, come abbiamo visto. Quindi, però se noi imparassimo a essere cittadini digitali, forse riusciremmo anche ad avere quella consapevolezza che forse prima di accettare un'informazione è bene leggere davvero e chiedere davvero dove sono i dati, e torniamo ai dati di cui parlavamo prima. Poi bisogna saperli leggere, però i dati sono preziosi. Ma sul saperli leggere, non so voi come la pensate, ma può essere interessante chiederci quanto spazio si può dare a scuola, appunto allo studio, anzitutto di un minimo di matematica e statistica, ma poi anche l'apprendimento di un minimo di coding, quello che può servire semplicemente per accedere ai dati, manipolarli rapidamente. Non dico che dobbiamo diventare tutti programmatori, sarebbe anche probabilmente un'immagine distopica. Prima fatemi raccontare un aneddoto. Prima elementare di mio figlio. La maestra, che candida come un angioletto, mi dice: io di matematica non capisco niente. Sai, in aula potenzialmente un paio di Einstein 2 c'è, il mondo se li perde perché tu non capisci niente. Okay. Poi mio figlio ha la faccia sua, si è laureato in matematica normale, ma questo perché c'ha avuto due genitori che l'hanno indirizzato. E se lì in quell'aula ci fosse stato davvero il genio della matematica futura, l'umanità l'ha perso. Perché? Ma poi alle elementari, leggere, scrivere e far di conto ci insegnano. Non conosco nessuno che si vanti di non saper leggere, nessuno che si vanti di non saper scrivere, centinaia di persone che mi dicono: in matematica non capisco niente. Ecco, non te ne vantare almeno, va. E infatti la mia idea... Piccoli. La mia idea è un po' questa, cioè... Insomma, parlare di leggere, scrivere e fare di conto oggi significa parlare della capacità di saper leggere i dati, saperli manipolare, saperli trattare e comunicare. Andrea, scusami. Volevo allacciarmi al discorso di Flavia. Il vantarsi di non sapere, che in Italia siamo specialisti nel vantarsi di non sapere, se vogliamo, prende la sua la sua esemplificazione migliore proprio nel campo dell'informatica. Cioè il meglio del vantarsi di non sapere è proprio la scelta dell'informatica. Non puoi vantarti di sapere l'informatica, perché sei un nerd se ti vanti di sapere l'informatica. Quindi in Italia vige la cultura che devi schifarla l'informatica, ancora più della matematica, perché è ancora più da paria il sapere l'informatica rispetto alla matematica. Quindi è proprio una cosa veramente terribile. E me le lascio sempre per tornare alla cittadinanza digitale, scusate se rientro a bomba, la conoscenza e la consapevolezza sono il momento pivot fra i due strati, i macrostrati, no? Il macrostrato di base è lo stato infrastrutturale, quindi i livelli bassi dell'arcobaleno, i livelli alti sono quelli partecipativi. In mezzo abbiamo messo un paio di strati pivot che sono il livello 3, che è la consapevolezza e la conoscenza, cioè il livello education, che è l'ultimo capitolo di questo volume, e su quello dopo il primo capitolo sarà la trasparenza e gli open data, ok? Perché sono i due capisaldi che stavamo dicendo, cioè si stava introducendo adesso questo discorso,
Uno è consapevolezza, saper far di conto, conoscere un po' di informatica, learn to code, no? Si parla tanto di learn to code da un po' di anni, ovviamente, che non vuol dire imparare a programmare, vuol dire capire avere il pensiero algoritmo, capire qualche cosa di quello che succede all'interno, avere voglia di aprire il cofano, come si suol dire. La voglia di aprire il cofano ce l'ha chi vive nel mondo del software libero. Il mondo del software libero vive di cofani aperti, ok? E il livello successivo, trasparenza, che sarà l'ingresso del secondo volume, è il principio è conoscere per deliberare. Se il cittadino viene tenuto all'oscuro, che cavolo di opinione può esprimere su una qualunque cosa della cosa pubblica? Deve avere dei mezzi per sapere. E nel mondo italiano, ma che anche nel mondo mondiale, esistono delle cose chiamate Freedom of Information Act, la legge del 91 sull'accesso agli atti in Italia, il Freedom of Information Act italiano, che bisogna sempre chiamare le cose all'inglese. Cioè abbiamo degli strumenti in embrione che ci danno i mezzi per aprire la famosa scatola di tonno che non hanno ancora aperto da anni, che continuano a dirci che aprono questa scatola di tonno e non l'hanno ancora aperta. Scusa Flavia, ma esatto, non prenderla sul personale, ma io sta scatoletta di tonno non l'ho ancora vista aperta. La trasparenza è il primo livello. Dire una cosa. Però, sì, sì, ma tranquilla, si fa anche per litigare un po', per rendere le cose un po' divertenti. La trasparenza è il primo livello dell'apertura di questa scatoletta di tonno. Dateci dati verificabili, processi riproducibili. Nel mondo dell'accademia, poi ho finito, da dove arrivo io, c'è una grossa crisi da anni di riproducibilità degli studi, tale per cui è partita da un po' di anni anche questo, una serie di linee guida che ti dicono tutto ciò che pubblicate deve essere riproducibile, quindi gli algoritmi devono essere trasparenti, il codice deve essere libero, i dataset devono essere accessibili e licenziati liberi, eccetera, eccetera, se no il vostro lavoro vale zero. La famosa questa long tail della ricerca. Scusami? La famosa coda lunga della ricerca, no? Quindi esatto. Tutti i semi lavorati disponibili. Se no, se no il tuo lavoro è zero. Questa cosa dovrebbe permeare anche tutta la politica. Sì, sulla trasparenza non vi dirò né chi né perché, ma abbiamo fatto uno studio, voi sapete che c'è l'obbligo, ogni pubblica amministrazione ha la sezione amministrazione trasparente. Yes. È normata, regolamentata, che dice l'elenco di quante e quali cose la pubblica amministrazione deve pubblicare obbligatoriamente nella sezione amministrazione trasparenza. E c'è un articolo specifico di questa normativa che dichiara anche che non si può nascondere ai motori di ricerca niente che sia obbligatoriamente da mettere nella sezione amministrazione trasparenza. Stai parlando del robot TXT. Bravissimo. Allora, per chi ci ascolta, se hanno voglia di testare se il loro comune o la loro regione o il loro ministero di cui vogliono parlare è trasparente o meno, scrivano l'indirizzo, la URL www.robots.txt e verificheranno quante e quali cose quell'ente nasconde ai crawler, quindi agli strumenti che servono per poi, quando uno va sul motore di ricerca, trovare l'informazione. Non la trovo, è pubblicata là, ma io con un motore di ricerca non la trovo. Se lo fate su Roma, l'ultima volta l'ho fatto è stata una settimana fa, è ancora vero, non c'è niente. E anche il comune di Milano uguale. Prego? Anche il comune di Milano fa la stessa cosa. No? No? L'hai tolto? Purtroppo sul comune di Milano c'è nascosta una cosa. C'è, sì, tutte le, come si chiama, il personale? C'è il personale del che è associato agli assessori, sì. Su questo vedo che Andrea forse ha un attimo un problema di connessione. Su questo, Flavia, devo dire che però all'ora del vero esiste un pronunciamento del garante privacy del 2014
che dice che, come sappiamo, insomma, esiste un bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla privacy, appunto, nel momento in cui quegli atti e i documenti della sezione amministrazione trasparente contenessero dati personali. È ovvio che poi le amministrazioni No, fanno questo è leva su corretto, quello. è quello che dicevamo prima quando si parlava del diritto all'oblio, ci mancherebbe altro, ma i dati personali si possono, voglio dire, se deve andare nella sezione amministrazione trasparente del sito, è proibito nasconderli ai motori di ricerca. Questa cosa, no, ripeto, appunto c'è questa. Guarda, se volete, copio e incollo, ma probabilmente chi ci segue non la vede, ma comunque Quando lo vedremo. sono linee guida appunto del Garante del 28 maggio 2014, in cui c'è un po' una posizione, se vogliamo, intermedia, e che magari non è l'ideale, io sono d'accordo con te, però è chiaro Poi che c'è le un'altra cosa amministrazioni orribile che fanno ottimo su succede e questo. succede in tante pubbliche amministrazioni che pubblicano obbligatoriamente le delibere. Le pubblicano in PDF che in Vabbè, teoria va questa è. bene, ma è una scansione, quindi è una foto, quindi non indicizzabile, spesso nemmeno metadatata, quindi questo è ulteriore un danno anche per esempio per le persone ipovedenti o cieche che se lo fanno leggere da uno strumento e quello strumento essendo una foto non riesce a leggere altro, quindi almeno metadatatela se ci mettete una foto, ma se è una delibera che deve finire trasparentemente sul sito, non può essere una scansione di una No, ma non foto. può essere anche un PDF, diciamolo chiaramente. I PDF vanno evitati da Se è ogni un costo. PDF Perché, ma perché non so, ma non almeno è sono neanche accessibili. accessibile, lo è. Sì, vabbè, è accessibile. Il motore di ricerca trova i contenuti. Io Questa è ci piena scrivo la parola cittadinanza Pippo, la trova. digitale, comunque. Scusa, due? È piena cittadinanza digitale questa, nel senso che Esatto. c'è una privazione di diritti di trasparenza palese in questo caso. Volevo segnalare che ci sono alcuni esempi virtuosi. Tempo fa nella lista del Spaghetti Open Data avevo posto il problema dei curricula e mi era stato segnalato che il Forbes ha iniziato una raccolta dei curricula dei collaboratori in modo machine readable, proprio accessibile, è una cosa interessante. Quindi non il curriculum in PDF, anche testuale, ma proprio strutturato, un database. Eh sì, esatto. Esatto, il punto credo sia un po' questo. È vero che il PDF è in grado anche di rappresentare dati che poi sono machine readable, quindi strutturati, però non so, Flavia, se tutti quelli, anche appunto in PDFA, eccetera, poi hanno questo tipo di struttura. Insomma, sono processabili. Sicuramente il testo è leggibile dai motori di ricerca, eccetera. Sarebbe già qualcosa perché tu fai una ricerca su Flavia Marzano perché sai che è stata accusata di qualcosa, se il test, almeno Flavia Marzano ce l'hai e lo leggi. Sì, però quello che viene un po' meno è l'architettura dell'informazione, a meno che tu non la ricostruisci a Certo. posteriori, poi con il machine learning, eccetera. L'esempio del format è È interessante. interessantissimo, infatti. Mi risentite e mi Sì, rivedete? ecco di Andrea. Ok, non so, sono stato zittito da Putin probabilmente. No, ci sono, ci sono. Mi sono perso 3 minuti. Ecco, vedi. No, insomma, no, si parlava del file robots, Della appunto, del trasparenza. bilanciamento, sì, No, di avevo capito. trasparenza in generale. E a L'ultima proposito, cosa che mi piacerebbe citare io scusa, ti interrompo, tantissimo. Andrea, noi, è vero Vai. l'ultima cosa, ma io per quanto mi riguarda, se volete possiamo anche andare un po' oltre le 10, se avete qualche Io altro non ho minuto nessun per me, problema, perché è non so se quelli. un'occasione. Volentieri. Sì, non so gli Adesso altri. Volentierissimo, le vedo un po' tutte queste, quelle volentierissimo. prego, insomma, Allora, diciamo apriamoci un'altra all'infinito. cosa che Un'altra mi cosa. piacerebbe citare, che è molto importante, che approfondiremo sicuramente nel secondo volume, è la computing agency cosiddetta, cioè oltre alla consapevolezza, oltre alla profilazione, oltre alla net neutrality e quant'altro. Tutto ruota attorno al fatto che ci stanno rubando la cosiddetta computing agency, cioè noi, la nostra vita si sta permeando di oggetti attivi nel senso di, tra virgolette, intelligenti, cosi embedded, telefoni, Amazon Echo, che io non ho ovviamente, microfoni dappertutto, eccetera, e nessuno di questi oggetti è sotto il nostro controllo. Cioè, sono tutti oggetti attivi, dotati di una CPU, di memoria, di connettività, di probabilmente software anche potentissimo,
potente e nessuna di queste cose è sotto il nostro controllo. Non possiamo configurare un singolo bit di questi oggetti, purtroppo. E questo, vabbè, lo si vede dappertutto. Cioè, noi nel libro facciamo l'esemplificazione dei trattori della John Deere, no? Perché sono quelli che hanno dato l'avvio al movimento Right to Repair, che secondo me è un movimento interessantissimo. Le macchine che frenano da sola, la mia macchina frena da sola quando, così, quando le gira lei, ok, la mia automobile intendo, non parliamo delle Tesla che ovviamente vanno anche dove vogliono loro, non solo frenano, quindi accelerano anche, e voglio sapere quanto software di una Tesla è editabile dall'utente, lo chiamo utente perché non è più il proprietario, io potrei comprare una Tesla, ma sarei solo un utilizzatore di quell'oggetto, non sono il proprietario di quell'oggetto. Io divento il proprietario di quell'oggetto se lo posso controllare da cima a fondo, dal primo rivetto all'ultimo bullone, software compreso, cosa che non posso. E il trend è sempre peggio, cioè il trend è sostituire cose elettroniche, elettriche, con software, sempre di più. Per cui il controllo, invece che assumerlo, lo sto perdendo negli anni, io lo perdo, e questo a me non va bene. Io voglio tutto il software che volete, io non sono luddista, ok, tanto software mi va benissimo, ma lo voglio controllare io. Ma infatti c'era chi parlava di, appunto, delle macchine a guida autonoma, ma anche delle Tesla o in generale, insomma, delle auto dei prossimi anni come l'equivalente dello smartphone, no? Quindi sono semplicemente dei device su cui girano app. Hanno quattro ruote, esatto. Ma questo è quasi secondario. Qui si entra anche nella questione delle interfacce mascheranti, su cui io vedo un altro enorme conflitto di interessi globale tra l'industria che ti vende l'interfaccia, nel senso che dietro ti dà un prodotto, dietro ti dà un servizio, alla fine ti vende un vantaggio, ma a quel vantaggio l'utente arriva attraverso un'interfaccia e questa interfaccia oscura, maschera, altera entrambi i lati, sia l'offerta che la domanda, impedendo completamente il collegamento a cura dell'utente tra quello di cui ha bisogno e i vari modi per ottenerlo, che possono anche essere un po' diversi dalle offerte mainstream. E qui volevo fare un passo indietro rispetto al ruolo della scuola e al ruolo anche di alcuni insegnamenti cardine nella scuola. Nella scuola si dovrebbe smettere di insegnare le interfacce in senso lato, non tanto l'interfaccia del computer, ma l'interfaccia alla vita. E si dovrebbe dare più peso alla capacità dei cittadini giovani, nella situazione di essere studenti, di ricostruire una loro catena, una tool chain di cittadinanza, per così dire. Preferirei molto di più che lavorassero con carta e penna e un po' meno con il computer, visto il tipo di utilizzo dei computer che fanno. Quindi anche qui, non per essere ludisti, ma per partire dalle basi. Sì, noi lo chiamiamo il passaggio dal conoscenza operativa, clicco qualcosa, c'è un mio collega che dice c'è gente che clicca le icone, ok, alla conoscenza meta operativa, cioè capire cosa c'è dietro. Io la conoscenza meta operativa posso anche acquisirla senza toccare un tasto, ok, studio, ragiono e capisco cosa c'è dietro, dopodiché lavoro di approccio programmativo, che non vuol dire per forza programmare, però approccio programmativo rispetto all'approccio interattivo. Interattivo vuol dire interagisco con le icone ma non so cosa cavolo sta succedendo dietro. Approccio programmativo è magari non tocco nulla ma so esattamente cosa sta succedendo. E io a volte mi capita, io non ho, faccio l'ultimo esempio, sono Windows free da 20 anni, ok, o meglio sono proprietary software free da circa 20 anni. Non è verissimo perché qualche cosa di proprietaria purtroppo la uso. Nonostante questo, io a volte molto limitatamente, perché non lo faccio né per mestiere né per favore, risolvo problemi a gente che ha Windows non toccando una macchina Windows da 20 anni. Perché? Perché so cosa sta succedendo, so come pensa Windows. L'approccio mentale, certo.
L'altro giorno non si riusciva, un mio amico, un mio conoscente, non riusciva ad attivare una roba perché il meccanismo apriva un browser di default che era quello sbagliato. Un utente normale questa cosa non la capirà mai, non la può capire, ma non perché è scemo, perché non ha l'approccio tecnico, ok? Io lo vedevo che era un browser diverso, che non aveva JavaScript e solite storie di qua. Dico, guarda, devi associare sicuramente un altro browser, tac, 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 l'ha fatto, ha funzionato. Era l'attivazione di un qualche software del cavolo proprietario, ovviamente. Chiuso, scusate. No, questo Il che dici. rant, ogni tanto parto con i rant. No, ma questo era. C'è Vai, vai, vai. un'altra cosa molto, 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 molto importante che avete scritto molto chiara nel libro. Ci sono dei dati, sono un po' antichi perché sono del 2014, ma sono spaventosi, che è sull'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione. Sì. Sono dei dati da raccapriccio. Ora, io non so in 7 anni quanto davvero è successo nei siti che devono essere accessibili per chi non ci, non ci sei, non sa cosa, di cosa sto parlando, alle persone con disabilità, che siano visive o anche motorie, perché se mi fai un bottoncino piccolo piccolo e a me la mano trema, io su quel bottone non ci riesco a cliccare. E un po' anche quel che dicevamo prima sulla metadatazione delle foto, per esempio, no? Però anche questo si può, io lo aggancio, scusate se parlo della mia storia, ma è quella che conosco Vai, vai, meglio, tranquillo. a quello che ho fatto a Roma nella ristrutturazione del portale, che era una gara che aveva fatto la consigliatura Marino, già giudicata, quindi noi ci siamo trovati la gara giudicata, però abbiamo potuto cambiare alcune cose. In particolare l'abbiamo messa in beta test, in osservazione ai cittadini, a chiunque avesse voglia, e ai cittadini, dico, senza dire romani, perché essendo online anche un australiano o un irlandese lo poteva fare, chiedendo per favore diteci dove e come vorreste migliorarlo. E l'abbiamo chiesto anche all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, così mi aggancio all'accessibilità, i quali ci hanno fatto giustamente, meravigliosamente, una bella lista di che cosa si poteva migliorare e come, e alla fine mi hanno mandato un messaggio di cui credo che sia la cosa di cui vado più fiera in assoluto, di quello che mi è successo a Roma, tra tante difficoltà e problemi, ma questa ne vado veramente fiera, perché alla fine mi hanno scritto una mail dicendo: se tutti i siti della pubblica amministrazione fossero come il vostro, noi avremmo molto meno problemi. Io di più non posso chiedere, però questo che temo che dipenda ancora una volta dalla consapevolezza che dicevi tu, Andrea, che ne manca la consapevolezza nel dirigente che fa la gara, manca la consapevolezza nel politico che dà l'indirizzo. Non devi essere un informatico, io lo sono, ne vado fiera, sono contenta, ma non serve essere informatici. Io poi ho fatto anche la tesi di intelligenza artificiale qualche secolo fa, adesso finalmente si vedono un po' di cose pronte, ma non serve, serve la consapevolezza, serve il cittadino digitale, appunto, il tecnocivismo, quindi anche l'associazione del non vedenti che ti dice: raga, questo sito non funziona per noi, perché è prezioso. E allora l'ascolto, le abbiamo dette tutte, sono tutte belle Sì, inanellate. sono collegate, cioè è bella questa cosa, insomma, che ogni aspetto impatta sugli altri. Prima all'inizio dicevamo i livelli ISOSI sono a stack, no? Quindi l'N serve per l'N più 1, per l'N più 2, eccetera, eccetera. Nel nostro caso questa cosa non funziona così bene, quindi i vari aspetti si interlacciano uno con l'altro, ognuno collabora a far funzionare gli altri senza essere proprio un modello a stack classico e pazienza. Però sì, tutte queste robe servono. Onestamente, nel corso degli anni non abbiamo trovato grossi buchi nell'arcobaleno, cioè l'unico buco grosso è il metallo, cioè l'hardware che introdurremo, ovviamente. Perché bisogna avere il controllo anche dell'hardware, bisogna avere il trust dell'hardware e oggi non ce l'abbiamo. Oggi non abbiamo il trust di niente, no? Ok, però bisogna partire per forza dal metallo. Dal metallo si costruisce tutto il resto, ci si mette il software, ci si fanno sopra le applicazioni, eccetera, fino ad arrivare all'utente, no? Il famoso il problema between schermo e sedia, no? Che è l'utente. Lo costruiremo, cioè va costruito pian piano. Non sarà una cosa immediata, ci vuole collaborazione da parte di tutti e consapevolezza da parte di tutti e volontà, cioè ci vuole volontà politica e volontà civile, civica. Non è facile, non è per niente facile.
Poi tu hai toccato tantissimi temi, per esempio quello dello strapotere delle piattaforme, chiamiamolo così, che è ovviamente qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, dovremo sicuramente fare i conti ancora di più in futuro. Anche Andrea Rossi, insomma, citava il tema social, ma quello è soltanto uno degli aspetti, appunto, no, della pervasività delle grandi piattaforme nella nostra vita. E poi c'è anche il tema, a proposito delle agenzie computazionali, il tema del modo in cui l'ecosistema in cui siamo immersi sta mutando, perché ci sono già esempi di, se vogliamo, agenzie a metà strada tra l'uomo e la macchina. Scusa Flavia, perdonami. Però diciamo tempi di reazione abbastanza rapidi, ecco, Brava tra persona, la persona bravo, e la bravo, macchina, però mi sentivo bravissimo, più bravo su questo. ti voglio E bene. anche io. E quindi c'è anche questo tema di come appunto l'ecosistema muta, se vogliamo anche appunto di una ecologia nuova, del modo in cui noi arriviamo poi a che fare con questi soggetti agenti che però non sono completamente umani come l'algoritmo, che però hanno comunque un impatto che andrebbe anche considerato sotto il profilo della responsabilità. Si parla della responsabilità algoritmica, della personalità giuridica algoritmica, che è un modo forse un po' esoterico che i giuristi usano per parlare di questo problema. Insomma, se io ho la macchina appunto a guida autonoma che deve decidere tra, magari è uno scenario un po' estremo, un po' accademico, però deve decidere tra salvare il conducente e salvare la persona che attraversa, il bambino che attraversa magari di corsa la strada, beh, quella macchina sta comunque prendendo una decisione, no? È una macchina, però in ogni caso ha un impatto e che non è necessariamente sempre prevedibile a priori. E poi c'è un altro tema che vuoi toccare, il libro, facciamo un piccolo salto quantico, però secondo me non è affatto secondario, cioè il tema della crittografia. È un tema che sembra da specialisti, ma che continuamente sottoposto poi a pressioni molto forti. Anche qualche mese fa in sede europea si è parlato tornato a parlare della possibilità di porre dei limiti rispetto all'uso da parte degli utenti, dei cittadini, di una crittografia forte. Questo a beneficio di chi? Naturalmente delle agenzie di law enforcement, Governative. governative, la polizia, intelligence e così via. Questo tema, insomma, ritenete che sia comunque opportuno richiamare l'attenzione? Ah, allora, è sicuramente opportuno dichiarare attenzione, è sicuramente opportuno che chiunque prenda coscienza del problema. Dopodiché, allora, io non sono un crittografo né teorico né pratico di professione. La nostra posizione è: il cittadino deve poter usare la crittografia a qualunque livello gli garbi, per usare un termine un po' toscano per avvicinarmi ad Andrea Rossi, a qualunque livello gli garbi senza che nessuna legislazione gli possa dire alcunché. Anche perché, banalmente, se anche una legislazione dovesse imporre un limite massimo a livello di potenza delle chiavi, di robustezza delle chiavi, la criminalità organizzata comunque utilizzerebbe strumenti cioè, a livelli che a loro aggrada, quindi la legislazione non riuscirebbe mai a impedire il traffico criminale, e impedirebbe semplicemente la protezione della privacy dei cittadini. Quindi proprio cioè, non si pone nemmeno il problema, secondo me, non si deve nemmeno porre il problema. Mi spiace per le agenzie governative che vogliono sapere i cavoli nostri, ma ritengo che noi dobbiamo avere la libertà di usare qualunque livello ci aggradi di crittografia. Comunque, qui c'è un grosso lavoro anche sul piano culturale da fare per intervenire sulla consapevolezza individuale, perché faccio due casi proprio personali. Io nel mio client di posta elettronica ho impostato che mando cifrato agli interlocutori con cui posso interloquire, ma saranno 4 o 5 in un migliaio di interlocutori. Cioè, lo posso mandare giusto ai coautori, ad Andrea Trentini e a Giovanni Viscuolo, perché nessun altro usa GPG. La cifratura del disco
ugualmente, lo fanno in pochissimi, ma è un'operazione molto semplice anche su Windows, anche a livello di massa, anche su computer Windows o penso Mac si possa facilmente fare la cifratura del disco. Ma chi la fa? Io ho recuperato settimana scorsa da un vecchio hard disk con foto rec delle foto, gli era partita il file system e mi sono reso conto di quanto sia accessibile qualunque cosa da dischi presi in discarica, perché nessuno cancella veramente i dati. Quindi avere la percezione che i dati, se non le cifri, se non le proteggi, sono pubblici sostanzialmente, già sarebbe un passo in avanti per una consapevolezza globale politica. Se manca quella individuale, non è un libro che abbatte, che cambia l'orientamento delle agenzie governative, è tanti lettori che mettono in pratica. Cioè se io di tanti lettori ce ne fosse qualcuno che comincia a usare la cifratura nella propria mail, già sarei contento. Questo diventa un tema di educazione civica, perché peraltro la segretezza della corrispondenza è un diritto costituzionale, no? L'articolo 15 della Costituzione. Anche banalmente HTTP e HTTPS, quanti sono attenti a questo? Quanti siti della pubblica amministrazione? Anche siti della pubblica amministrazione. Soprattutto siti della pubblica. Dolorosamente, sì. Ma il sito della Polizia di Stato. Volevo fare la denuncia, io già qualche anno fa volevo fare la denuncia via web, fu impossibile ma funzionava. Una seconda volta era HTTP senza S e alla fine non si compilava, ma solamente l'appuntamento per andare alla centrale di polizia. Recentemente c'è semplicemente scritto sito non più funzionante, andate di persona. Cioè, l'evoluzione è stata questa, hanno preso consapevolezza che non andava, non è che l'hanno sistemato. È come mettere il cartello attenti buche in strada, sì, ma senza riparare la strada. Ce la faremo, eh? Che poi mi è venuta in mente un'altra cosa sempre legata alla sicurezza. Quando ero piccola, mi dicevano di non accettare le caramelle dagli sconosciuti. Adesso si dice non accettare le mail dagli sconosciuti. Perché non l'hanno ancora imparato tutti? Che se ti arriva una mailaccia, non facciamo nomi, perché è una persona meravigliosa, io non... Sì. Però succede a tanti, voglio dire, io ho tanti amici che sono persone che considero anche intelligenti, no? Perché uno dice, poverino, non ci arriva. Persone colte, intelligenti, che accettano mail dalle sconosciuti, no, non si fa. Come le caramelle. Forse dovrebbe diventare uno slogan da regalare ai bambini, come appunto al bambino dici non prendere caramelle dagli sconosciuti. Ecco, adesso ai bambini dovremmo dire, già che crescete, prima o poi vi arriveranno delle mail, non accettate le mail dagli sconosciuti, verificate che siano conosciuti per davvero. Perché questa l'ho insegnata di recente, una persona, non vi dirò, ma insegna all'università, quindi stupidissimo non è, se posso dire, che non sapeva come riconoscere il link, se è un link reale, perché io ci scrivo il link è Università di Milano, uh-huh. E l'iperlink sotto è un altro. Non sapeva che gli conveniva, se gli veniva qualche dubbietto che non venisse davvero da Andrea Trentini dell'Università di Milano, verificare che quel link non ci fosse Università di Milano, ma un qualcos'altro. Non sapeva come fare. Quindi... Che tra l'altro... Vai. C'è da lavorare. No, volevo dire, se in ascensore gli mettono ottavo piano a un palazzo di tre, lui è convinto di andare all'ottavo piano. Esatto. Volevo aggiungere che tra l'altro queste stesse persone, in realtà, la posta cartacea la sanno distinguere perfettamente fra pubblicità, bollette, posta personale, eccetera, giusto? E perché nelle mail non usano la stessa attenzione? E anche vero che un esempio di phishing analogico a me non viene in mente, no? Non siamo abituati a ricevere... Al principe nigeriano. I falsi bollettini, sì, della Camera di Commercio o gli abbonamenti alle finte associazioni di poliziotti, ma è roba da anni 90. Ok. Comunque, Flavia, la mail, se uno vuole aprire l'apre, non ci fa un editoriale sopra, questa è una risposta alla posta del cuore. Vero, comunque state dando troppa informazione. Faccio un po' di pubblicità perché GitLabile si trova ed è gratuito e ovviamente Creative Commons CC BY SA.
Allora, il giorno prima di essere mandata via dalla Giunta Raggi, io ero andata a inaugurare una casa rifugio. Le case rifugio sono case dove vivono le donne vittime di violenza con i loro figli minori e sono spesso in città o addirittura in regioni diverse da quelle di origine, proprio perché il maltrattante non deve rintracciare queste persone. Bellissimo questo posto, meraviglioso, c'era la presidente del municipio, c'era anche un Sileri, lo conoscete, che era anche allora si occupava di queste cose, quindi inauguriamo questa cosa fantastica e mi viene l'ansia informatica, che questi cosi sono georeferenziabilissimi dolorosamente, e se il maltrattante è Andrea Trentini, che è parecchio vispo, non gli ci vuole un granché a, prima di mandarmi via, perché io lo denuncio e vado via, avermi inserito tutte le cose che servono per georeferenziarmi, ma più banalmente il ragazzino che si fa la foto, quindicenne e ha diritto a essere su Facebook, che dai 14 in su ha diritto, e pubblica la foto con dietro la statua di Pinco Pallino e tutti sanno che quella statua è a Benevento, e il maltrattante ti rintraccia. Quindi ho detto alla presidente, dico guarda, ti vengo a trovare lunedì, era venerdì, ti vengo a trovare lunedì e ci lavoriamo su. Lunedì sono stata mandata via e io l'ho fatto lo stesso, ci ho messo solo un po' più tempo perché ovviamente abbiamo fatto con un po' di amici, è un manualetto, sono 20 pagine scritte facile facile, si chiama Manuale di Autodifesa Digitale, reperibile facilmente online, appunto è in PDF. Comunque casomai se volete lo possiamo pubblicare nella pagina sotto il video, e così quando resterà su YouTube questo video si potrà rintracciare. Perché banale, no? Che cosa fare sempre, che cosa non fare mai. Cose che stupidine, come ti agganci. L'altro giorno volevo scaricare un'app un'app. Per fortuna ho il brutto vizio di leggere le regole del gioco, e in fondo a un certo punto c'è scritto: se tu la scarichi, mi dai l'autorizzazione a pubblicare a nome tuo dei tweet. Ma anche no. Non l'ho scaricata, ovviamente, no? Però, oppure uno la scarica, ma poi avverte tutti gli amici: attenzione, che se dico stupidaggine non è detto che le abbia dette io, potrebbero averle dette loro, ma almeno la consapevolezza, e qui torniamo a quella bella grande parola che è il filo conduttore di tutto il libro. Io vorrei chiudere diciamo, richiamando un po' la memoria di una figura gigantesca, eccezionale, che voi nel libro citate, che è naturalmente Schwarz. Per noi probabilmente più nota, meno nota forse al grandissimo pubblico, purtroppo, non nota quanto meriterebbe. E voi la citate a proposito, naturalmente, del diritto, diciamo un po', appunto, se vogliamo in modo generale, diritto alla consapevolezza, che è intaccato, possiamo parlare di un diritto alla consapevolezza, no? Che è intaccato da una serie di fattori. E Schwarz, purtroppo, come sappiamo, insomma, poi ha avuto una tragica fine, ma la sua esempio, la sua memoria, io credo resti comunque viva tra tutti. E, come ritenete che sia possibile oggi in Italia parlare di Schwarz come di io forse la parola eroe, non ne cercavo un'altra, per questo mi sono un attimo interrotto, forse suona un po' retorica, però comunque di una figura che ha combattuto una battaglia degna di essere portata avanti. Assolutamente sì, al punto che due associazioni importanti nelle comunità della conoscenza libera, del software libero italiane, quindi Wikimedia Italia e Italian Linux Society, hanno fatto un'iniziativa di finanziamento di compagnie teatrali per fare degli spettacoli sulle figure importanti del software libero e della cultura libera. E almeno uno di questi spettacoli finanziati, ma forse anche di più, poi verificherò, è su Aaron Schwarz. Quindi c'è un riconoscimento pubblico anche in Italia, certo in alcune comunità un po' specialistiche, del ruolo,
a mio avviso è veramente un modello importante, e il motivo anche per cui abbiamo cercato di non solo onorarlo, ma utilizzarlo a scopo civico, questa figura. Aggiungo però una cosa, che secondo me la consapevolezza non è solamente un diritto, è anche un po' un dovere. Perché i diritti decadono, se non sono come muscoli, cioè se non li usi poi si atrofizzano. E il modo migliore per difenderli è esercitarli. Esatto. Bene. Flavia, volevi aggiungere qualcosa? No, troppe sono, troppo belle. No, veramente, io dico quello che ho già detto, la parola più bella, che è proprio il filo conduttore, è consapevolezza, da che va letta sotto tutti i punti di vista. Ognuno di noi deve ricordarsi che ci si può provare, se non sei capace chiedi, perché si può fare anche questo, non è grave. E se la persona a cui lo chiedi non è capace e chiedi a un'altra, si può fare. Me lo chiedevo stasera, ho sentito a un TG una giornalista che ha parlato di un hashtag, e parlando con mio marito gli ho detto: ma secondo te quante persone che stanno ascoltando questa giornalista sanno che cos'è un hashtag? Non è mica grave, non succede niente a non saperlo, non è un problema di cyber security, va tutto bene. Però queste persone che non lo sanno, gli è venuta l'ansia da dire: perché lo dice come se fosse una parola ovvia e io non lo so? Ecco, mi piacerebbe che ci avessero questa consapevolezza di dire: non lo so, la cerco, perché poi insomma ci sono tanti bei motori di ricerca con cui si possono trovare le informazioni, se non altro, se no gli amici, appunto. E devo dire, durante il lockdown, non so se è successo anche a voi, ma il primo mese, cioè marzo dell'anno scorso, io ho passato la giornata al telefono con persone che: oh, aiuto, cosa devo fare per... No, però giustamente l'ho fatto volentieri, perché appunto persone che avevano la consapevolezza di dover fare qualcosa online e di non voler far danni a se stesse o a terzi, insegnanti, di tutto. Basta così, non dico altro. No, ma è una perfetta chiosa, guarda. Sugli aspetti linguistici della consapevolezza poi torneremo, peraltro c'è anche il grandissimo lavoro che sta portando avanti Verragheno anche sulla lingua di internet, tra le altre cose. Vero. Bene, io ringrazierei tutti voi, Flavia Marzano, Andrea Trentini, Andrea Rossi. Il libro l'abbiamo letto, dove eventualmente uno può acquistarlo o scaricarlo. Peraltro abbiamo un assente stasera, Giovanni Biscuolo, che è l'altro coautore. Possiamo anche dirlo, non abbiamo letto, mi sa, appunto sul sito delle edizioni. In realtà c'è anche su Archivorg, quindi è... Comunque anche qui secondo me possiamo mettere... Due notizie sì, sotto YouTube, lo mettiamo. Quando... Licenza aperta, come sappiamo. Sì. Yes. Bene, anche i nostri contenuti, anche questo video è sotto licenza aperta. Quindi... E accettiamo critiche, contribuzioni, feedback, eccetera, via mail, via quel che volete. Insomma, siamo raggiungibili. Aspetto il secondo libro invece. Sì, adesso sto dietro io a Fiorella, non ti preoccupare. Va bene. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Grazie ancora.